Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? La ricetta che vi proponiamo oggi è molto particolare. Infatti, a guardarlo sembra un dolce. In realtà è una torta salata, una sorta di rustico, di origine campana. Si chiama Danubio. Per prepararlo vi occorrono 500 g di farina zero, 200 g di latte, 2 uova, 100 g di strutto, 75 g di zucchero, 10 g di sale, 7 g di lievito di birra, 200 g di prosciutto cotto a fette, 150 g di provola o fior di latte. Per la copertura, invece, un uovo per spernellare. Per la preparazione, sciogliete il lievito nel latte tiepido, non bollente, insieme allo zucchero. Lasciate riposare qualche minuto. Intanto, in una terrina, setacciate la farina e mescolatela con il sale. Al centro ponete le uova leggermente sbattute e il latte con il lievito. Lavorate il tutto una decina di minuti e aggiungete lo strutto. Impastate altri 10 minuti e mettete a lievitare l'impasto del Danubio per un paio d'ore. Fate un salamino e tagliatene dei pezzetti da 40 g l'uno. Tagliate a pezzetti piccoli il prosciutto e la provola. Stendete ogni pezzetto di impasto, mettete al centro il ripieno e richiudete. Mettete in uno stampo, preferibilmente a cerniera, del diametro di 26 cm con la base ricoperta di carta da forno. Coprite e lasciate lievitare 10-12 ore. Spennellate delicatamente con l'uovo sbattuto e cuocete il Danubio, una volta che sia ricresciuto, in forno preriscaldato statico a 180-200 gradi per circa 30 minuti. Lasciate raffreddare dopo aver coperto con un canovaccio, poi tagliate e servite. Puoi rileggere le ricette della rubrica Buon Appetito sul sito www.ondatv.tv. Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa rubrica qua?